Quotidie numero 30, dunque siamo a meno 3 dall'attesissimo Sud Tirol Genoa. La squadra sta rifinendo la preparazione in vista della partitissima di lunedì a Bolzano. Ricordo, calcio d'inizio alle ore 15. Arbitrerà il brindisino Di Bello. Intanto sto aspettando l'ospite che dovrebbe arrivare a momenti, almeno questa è la speranza. Dicevamo, la squadra partirà alla volta di Bolzano domenica. Intanto vediamo se ce la faccio. Senz'altro sarà così, qualche istante ancora. Dicevamo tutto tranquillo a Pegli per il momento, l'unico al momento disponibile sembra il Sanker. Buonasera allo special guest Ignazio Oliva. Ciao Ignazio. Buonasera a tutti, ciao Carlo, buonasera a tutti quanti. Ignazio, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie. Ignazio Oliva, grandissimo cuore rossoblù. Le tue pulsazioni in questo momento? Parecchio alte, ma sarà così da qua fino a venerdì sera 19, dove sarò presente anch'io allo stadio perché ci tengo a venire e andrò anche a Frosinone. Queste due prossime non ce la faccio. Ho capito. Senti, lunedì pomeriggio cosa fai di bello? Allora, lunedì pomeriggio sarò in Puglia, nel profondo sud. Io ho una casa in Salento e siccome sto facendo dei lavori di allargamento di una stanza, vado a controllare e quindi vado, parto questa sera. Ma non sono dalle parti di Bari, sono dalle parti di Lecce, che sia chiaro. Ignazio Oliva, reduce dalla serie televisiva di Rai 1 Resta con me, un grande successo, ci fa molto piacere perché insomma te lo meriti, tutto meritato sul campo o sul Grazie. set, insomma. A Grazie, caro, grazie. proposito del tuo lavoro, del tuo mestiere, qualcuno mi suggerisce che questa stagione del Grifone ha avuto un grande sceneggiatore, perché si è partiti in una maniera, diciamo così, un po' altalenante, poi c'è stato questo grande crescendo rossiniano con Alberto Gilardino che sta diventando un po' il salvatore della patria rossoblù. Sì, neanche Dario Argento poteva immaginare una sceneggiatura del genere, ma evviva, meglio così. Nessuno si immaginava, diciamocelo, che Gilardino potesse fare così bene. Anzi, Gilardino doveva essere un traghettatore, no? Tra un allenatore e l'altro. Invece, grandissimo Gila, come dire, che dire di più? L'altra sera ad Ason c'è stato un simpatico siparietto tra Alberto Gilardino e Giampiero Gasperini. Qualcuno sussurra di un possibile ritorno del Gaspe sulla panchina rossoblù. Se Ignazio Oliva potesse scegliere il prossimo allenatore del Genoa, chi È una bella sceglierebbe? domanda, è una bella domanda. Io è oggettivo che il Gasp da noi ha sempre fatto bene, il che non vuol dire che di fatto possa fare e continuare a fare bene. L'unica cosa che io a cuore e a pelle oggi ti direi continuerei con Gila, ma non sono un grande tecnico, sono un grande tifoso, quindi probabilmente mi viene da pensare che c'è un'ipotesi, rischio. Insomma, il Gasperini negli spogliatoi, non da noi, ma altrove, ha spesso un po' fatto casino. Insomma, non è un allenatore facile, non credo che sia neanche una persona facile, pur stimandolo, l'ho anche conosciuto, gli voglio un gran bene, sono infinitamente grato per tutto ciò che ha fatto per noi in passato. Ma oggi come oggi forse continuerei a dare fiducia al nostro Gila perché è più giovane, perché ha più gana, come si dice in spagnolo, argentino, non che Gasperini non ne abbia. È ovvio che a livello di risultati, di curriculum, Gasperini è sicuramente vincente. Però a me piacciono le scommesse, mi piace soprattutto dare fiducia a colui che con grande umiltà e sta dando tanto al nostro Grifone. Qual è il calciatore della rosa attuale che fa battere il cuore di Ignazio Oliva più di altri? Senti, io sono molto. Dunque, la verità è che ce n'è più di uno. Ma a me Vogliacco piace un sacco. Che Vogliacco fa anche proprio. rima. Esatto. Fa anche rima. Esatto, a me Vogliacco, poi è ovvio che il nostro Gudmundsson, ma anche. Ma anche
insomma, Vogliacco non ti nego che poi essendo un difensore tutti quanti dicono sempre appunto Coda, Gudmundsson, gli attaccanti, quelli che fanno gol, ma a me Vogliacco piace molto e una volta tanto nomino un difensore, quindi mi auguro che resti tra noi anche lui. Ma questi giorni come sono per Ignazio Oliva Rossoblù? Sono sereni, tranquilli, dall'alto di questo più 6 sul Bari o c'è la classica apprensione genoana? Beh, quella ce l'abbiamo nel nostro DNA, perché sappiamo che col Grifone non si sa mai. In questi giorni, devo dirti la verità, devi sapere che la mia prima moglie è di Bari e negli anni ho frequentato Bari molto e anche molti amici baresi, 2 o 3 in particolare. Uno di questi è un grandissimo tifoso del Genoa ed è anche venuto con noi in gradinata più volte. In questo momento vive una fase di conflitto perché è la sua città e ovviamente tifa anche un po' Bari. E quindi ce lo meniamo proprio in continuazione ogni giorno, soprattutto con gli altri che tra l'altro verranno su anche loro, quegli altri 2 amici cari che ho a Bari. Però io penso sempre che, e dico sempre a loro, ragazzi, noi non vi pensiamo proprio, cioè noi stiamo guardando al Frosinone, non stiamo guardando al Bari. Per noi è importante guardare avanti, abbiamo rosicchiato un bel po' di punti al Frosinone e io continuo a guardare al Frosinone. Dopodiché è ovvio che bisogna dare un occhio anche dietro, in questo caso è il Bari, ma poteva essere anche un'altra squadra, è ovvio che un occhio dietro lo diamo e lo do e ci sto attento, seguo anch'io i risultati e anche qualche volta butto un occhio alle partite del Bari quando non giochiamo noi, ma mi piace pensare che dobbiamo, che possiamo e se tutto va bene tentare di arrivare primi. Ecco, vedo una grande similitudine tra magari una storia di spogliatoio dove ci sono degli sportivi e un cast che sta lavorando per un film. Il segreto è quello di trovare la chimica di squadra. Penso che possa reggere questo parallelismo. Confermi? Assolutamente, come nei set, un film è un lavoro di squadra, quindi è ovvio che c'è il direttore d'orchestra che è il regista, come l'allenatore, e poi c'è una squadra fatta di reparti, dal direttore della fotografia, ai costumisti, agli attori, eccetera, ed è assolutamente un lavoro di squadra. Noi non saremmo, noi, il mio reparto, non saremmo nulla se non ci fosse un operatore che ci riprende, non saremmo niente se non c'è qualcuno che non ci dà una luce o qualcuno che ci veste o una scenografia in cui muoversi, così come i ragazzi. E la chimica, cosa che secondo me in questo caso nel nostro Genoa sta funzionando e sta funzionando molto bene, è proprio la parola chiave, il vero motivo. Per questo io ci tengo alla tua domanda di prima, Gilardino o un altro allenatore, qualsiasi esso sia. Dico Gila perché è riuscito proprio a lavorare bene sul gruppo, a trovare una chimica, a trovare un'intesa nello spogliatoio e anche grande motivatore, evidentemente, con la sua grande umiltà, che è una dote che io stimo in qualsiasi essere umano. Ecco, pensando alla situazione di un girone fa, è veramente cambiato il mondo. Ignazio Oliva, guardandosi indietro, dove individua la scintilla che ha cambiato la stagione del Grifone? Qual è stato l'episodio che possiamo considerare una sorta di interruttore, secondo te? Io, a me viene da dire soltanto l'uomo Gilardino. Non trovo, né, ti devo dirti la verità, non mi ricordo con grande onestà se c'è stata una partita in particolare, forse una serie di partite, ma secondo me veramente la scintilla è il nostro allenatore. E ripeto, l'umiltà, perché lui arrivava da una categoria, una micro categoria, non si immaginava neanche, e quindi arrivare, immaginatevi cosa vuol dire arrivare ad allenare il Genoa dopo quello che aveva passato. Ci vogliono le palle, ci vuole una grande anche preparazione tecnica ovviamente, ma una grande anche umanità, mi viene da pensare, perché erano dei ragazzi evidentemente demotivati, e secondo me le motivazioni, il gruppo, la chimica, come dicevi tu, e l'umiltà che lui e la squadra hanno messo, sono stati tutti questi elementi che hanno fatto sì che passo in passetto siamo arrivati dove siamo arrivati. Non ti saprei dire una partita in particolare, perdonami. Nessun problema.
Qual è la tua sensazione vedendo questo grifone di granito in difesa che, insomma, a me piace molto paragonarlo al polso del chirurgo che sa come e quando intervenire in maniera molto sapiente? Guarda, ho nominato prima Vogliacco, ma non solo lui, cioè il nostro portiere, per esempio, che abbiamo, e anche io stesso per primo, nelle prime volte che scendeva in campo, abbiamo anche un po' criticato a volte, ma mi sembra una difesa super solida, mi sembra, a oggi, nei fatti e nei numeri. E questo, per il resto della squadra, è una sicurezza anche psicologica che non è da poco. Domanda delle 100 pistole. Ignazio Oliva tra 5 anni dove vede il Ah. grifone? Una domanda, diciamo che magari deve litigare tra due anime ben precise. Diciamo che la mia base di partenza è questa holding dei 777 Partners che sembra anche addirittura puntare all'acquisizione dell'Everton, gloriosa formazione di Premier League, e insomma, diciamo qualche genovese, qualche genuano storce un po' il naso. Dall'altra parte, insomma, ragionando su termini economici, diciamo che è un'ulteriore testimonianza della solidità di questo gruppo. Sì, il punto è che, come spesso accade, se ci si occupa di, cioè il mio timore è che se ci si occupa di tante cose, poi alla fine rischi di non farle bene tutte quante. Oggettivamente se questa è l'intenzione, è ovvio che sono solidi. Dopodiché questa solidità va mantenuta, a livello proprio di anche economico. Ho paura, no, non lo so, poi sai, qua si entra in un tema di economia. Questi grandi fondi, possono investire come disinvestire in un attimo, basta che, no, credo e presumo che sia così. Le intenzioni sono buone, mi sembra che ci sia anche una affezione a tutto ciò che siamo noi, la città, la storia, il tifo, la maglia, il blasone, quindi si sono affezionati, hanno capito che, insomma, che siamo qualcosa di importante, no? Dopodiché, ripeto, non vorrei che occuparsi di tanti e si rischia di. È come quando con la mia ONG decidiamo di aprire un nuovo progetto. Ok, però apriamo un nuovo progetto per i bambini di strada in un'altra città in Kenya. Però poi dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro, sugli altri centri per bambini di strada che abbiamo già costruito. Se disperdiamo le nostre energie, le nostre economie anche su altro, o abbiamo davvero talmente tanti capitali che possiamo tranquillamente fare bene anche il nuovo progetto, oppure io preferirei conservare e far andare avanti ciò che di buono si sta facendo. Però, ripeto, io non sono né un economista né titolare di fondi particolari, anzi, quindi ho fiducia, questo sì. I prossimi impegni professionali di Ignazio Oliva. Prossimi impegni. Allora, ho un film che comincerò a girare a settembre in Salento, appunto, con un regista salentino che si chiama Edoardo Winspear, che ha fatto Pizzicata, Sangue Vivo, I Galantuomini, insomma, un autore molto particolare, legato molto al suo territorio. E sono molto felice e onorato anche perché girerò in quel territorio a cui sono molto legato. Dopodiché continuo a fare le mie cose, tu lo sai già perché ci siamo già conosciuti e chiacchierati. Io ogni tanto giro documentari, l'ultimo che ho girato è stato in un carcere di Padova. Il prossimo che andrò a fare è per un'altra ONG che mi ha chiesto di andare in Uganda, dove loro si occupano di malattie infettive, quindi hanno centri, diciamo, di accoglienza per persone che hanno importanti problemi con le malattie infettive, AIDS su tutti, e quindi andrò a raccontare un po' quello che questa ONG fa, a Gulu per l'esattezza, questo a giugno. Una domanda di colore, se si può dire. Ignazio Oliva sul set porta qualcosa di rosso-blu, magari senza farlo vedere alla telecamera? Io porto sempre il mio cellulare che ha un grifone dietro grosso così e lo porto ovunque, anzi qualche volta è capitato in scena di dover usare un cellulare e ho sempre detto no, uso il mio, e allora a volte mi mettevo anche a favore macchina, cioè a sfavore macchina, pur di non far vedere la mia faccia, ma pur di far vedere il cellulare che ho dietro. È capitato.
Se no, non vi nego che, vabbè, io qua a Roma tutto sommato è tranquillo. Io ho la bandiera qua fuori sul mio terrazzino da sempre, da quando vivo a Roma metto sempre la bandiera ogni anno, Serie B, Serie C. E poi casco, adesivi, tappezzo a Roma di adesivi. Anzi, ultimamente sono arrivati i doriani in trasferta qui e hanno tappezzato la mia area, che è già stata immediatamente ricoperta di vestiti adesivi rossoblu. Come la scalinata, insomma. Non proprio così, ma insomma, battaglie di adesivi una sull'altro, ecco. Va bene, niente, allora diciamo che possiamo chiudere qui. Ignazio Oliva, io ti ringrazio, naturalmente tu hai già caricato il bandierone per il 13 maggio per la trasferta di Frosinone. Sì, io porto sempre la mia pezza in giro, che è una semplice pezza rosso-blu con un grifone con scritto Roma sotto, perché ormai vivo qua da più di 20 anni, è un po' anche la mia città di fatto, e quindi... Non che, anzi, tra l'altro, devi sapere che è nato un club senesi di Roma. Sono andato a conoscerli, c'è stata una presentazione addirittura con qualche parlamentare, è stata una cosa abbastanza ufficiale. Sono felice di far parte anche di questo club, ma non vi nego che alla mia pezza ci tengo molto e continuerò a portarla. Quindi sicuramente quel venerdì sera, questa volta purtroppo andrò nei distinti, cosa che non succede forse dall'83, perché in gradinata biglietti niente. E quindi porterò mio padre e porterò la mia pezza con scritto Roma, con un bel grifone giallo in campo rosso-blu. E con il cuore rosso-blu gonfio di speranza, esatto, ovviamente. Esatto. Ignazio Oliva, grazie ancora grazie per la tua partecipazione, voi, per la tua disponibilità e grazie. Naturalmente forte grifone e ci sentiamo magari se succede qualcosa di bello, ma sarà senz'altro così. Benissimo. In bocca al lupo per tutte le tue avventure e le tue sfide. Saluto a tutte le persone che stanno in ascolto. Ciao, 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 grazie. Grazie a chi ci ha seguito. Naturalmente questa intervista a Ignazio Oliva potrà essere disponibile tra qualche istante su Instagram, YouTube, LinkedIn e anche, non mi ricordo più il quarto, anche Twitter. Grazie, ci vediamo domani con una nuova puntata di Genoa Quotidia. A presto.